Ciao Ale, sono passati 2 giorni, come stai oggi? Dai, un pochino meglio, anche se le botte sono iniziate a uscire perché ho avuto male ovunque, dalle costole alla schiena, alle gambe e tutto. E sto cercando di riprendermi, non è facile perché è più il dolore morale che fisico. Beh, però finalmente ti vedo con un mezzo sorriso, che è importante. Sì, dai, dopo alla fine fortunatamente 2 giorni che sono in giro con il gruppo e vedere anche tanta gente che è passata, che a chiedermi come stavo e tutto, sicuramente ti danno motivazione e sono contento, perché alla fine anche ieri ho passato una giornata col team, mezza giornata con un po' il team Honda, un po' col team KTM, abbiamo parlato del più del meno, delle vecchie storie e tutto, e mi hanno fatto ritornare un po' il sorriso. Purtroppo, come sappiamo bene tutti, da Dakar ti dà tanto, ma ti segna anche tanto. A me mi ha segnato tanto, quest'anno mi ha risegnato di nuovo un'altra bella ferita, però quello che devo fare, devo cercare di rialzare e guardare avanti, anche se non è facile, ritrovare una motivazione per fare un'altra Dakar non sarà veramente facile, però guarderemo durante l'anno cosa fare, cosa si potrà fare. Bene, dai, insomma fa un pochino parte del gioco, l'importante è che alla fine stai bene, sei in piedi. Sì, dai, alla fine è importante quello. Dispiace, come ho detto, perché quest'anno è stata una Dakar veramente massacrante, se lo dimostra i ritiri che ci sono stati. Si sapeva e me l'ero studiata così, perché la gara purtroppo doveva finire così, perché avevamo guardato nei giorni precedenti che le tappe erano veramente decisive, erano queste. Come ho detto, è veramente un peccato e via. Adesso ti attende un periodo di meritato riposo? Sì, adesso ho un bel periodo, ho anche voglia di andare a casa con la mia famiglia, perché in questo anno ho anche trascurato parecchio, sia la moglie che i bimbi, perché il mio Giorgio e il mio Daniele quest'anno l'ho un po' trascurati, però alla fine è una motivazione anche loro che mi danno quando vado a casa, perché quando ho sentito prima per caso Giorgio al telefono che mi ha detto: ho visto il cerchio, che botta che gli hai dato qua. Mi ha detto: effettivamente Giorgio gli ha dato un po' forte la botta. Però sono queste cose che alla fine mi ha fatto ritornare anche il sorriso. Bene Ale, ciao, alla prossima. Ciao. Ciao Livio, superstite dalla Marathon Stage, come stai? Allora ieri, no, bene, sto bene. Anche perché oggi abbiamo fatto solamente questi, non so, 600-700 km di trasferimento e hanno annullato la tappa perché i primi piloti di punta non volevano entrare dietro i camion e le auto perché effettivamente dicono che è pericoloso. Noi, mentre siamo abituati tutti i giorni, ce le troviamo e lui ha queste voragini. Giustamente loro hanno un altro passo e hanno optato per questa scelta. E volevano partire prima, Victor, di percorso lì ha deciso invece da stare come era il programma e piuttosto non gliel'ha fatta fare, l'hanno annullato. Niente, oggi abbiamo fatto questo trasferimento e siamo arrivati adesso qua al bivacco di San Juan, è un posto micidiale per il calore, perché me lo ricordo bene dalle altre edizioni, e quella tappa dove l'anno scorso mi sono fatto male non sono arrivato effettivamente. E ieri invece com'è andata? Ieri era andata abbastanza bene, ho avuto un po' di problemi con la moto che non mi dava più la pompa dietro e ho dovuto travasare la benzina, meglio con un sacchettino e niente, poi, ma quello non ho perso più di tanto. Poi nel secondo tratto, l'ultimo cronometrato, ho saltato un waypoint, sono ritornato per prenderlo, ma un'ora abbiamo buttato perché c'erano macchine, c'era moto che giravano ovunque, non ce ne venivamo più fuori, l'abbiamo preso al contrario e non riuscivamo più a capirci come fare a uscirne, finché abbiamo dovuto ritornare indietro fino al fondo valle, prendere il canyon giusto dalla parte come andava fatto e siamo riusciti a trovare la strada per uscirne. Però una bella oretta ce l'abbiamo lasciata lì. Comunque ho visto che anche dei piloti importanti, tipo Ivan Cervantes, è arrivato un'ora dopo di me, perciò non sono stato il solo, ecco, anche me ho preso, mi sembra, un'ora dal primo, ha fatto degli errori abbastanza importanti. Bene, dai, ne mancano due, tu come ti senti fisicamente? Fisicamente sto bene, però qui gli imprevisti sono tutti i giorni, adesso domani sicuramente sarà un'altra giornata caldissima. Poi penso che è l'ultimo giorno, mi sembra, parlano di guadi all'inverosimile, più di 100 guadi da attraversare,
è un attimo rimanere dentro con la moto e mandare all'aria tutto. Ma abbiamo tutti le dita incrociate per te. Anch'io, grazie. In bocca al lupo domani. Grazie, crepi il lupo.